Si inaugura sabato 18 novembre la spettacolare mostra multimediale su Vincent van Gogh e le sue opere, illustrata questa mattina a Palazzo San Giacomo. Oltre 60 capolavori del genio olandese sono presentati in forma di dipinti animati e interattivi, dentro cui il visitatore può entrare per immergersi. Lo scenario magnifico della mostra sarà la chiesa di San Giovanni Maggiore Pignatelli. Utilizziamo veramente la chiesa come fondo, non leviamo la chiesa, la chiesa la facciamo uscire nei suoi quadri. Lui nella sua vita, quando studiava un soggetto, faceva parecchi quadri. Si vede, riviene. E un quadro, c'è un partito in particolare dove ci stanno tre quadri con il trenino e vediamo il trenino che va da un quadro all'altro. La mostra si apre con una presentazione dell'artista e del suo epistolario col fratello Theo. Grazie alla realtà virtuale sarà poi possibile visitare la città di Arles, dove Van Gogh visse e dipinse alcune celebri opere, come la camera da letto, il campo di grano con corvi, la notte stellata sul Rodano. Cominciamo con gli occhiali e ci troviamo nella camera, il famoso quadro della camera, e la mattina. E su un periodo di 18 ore, dopo partiamo da là, facciamo il giro di tutta la città. E questo giro dura 12 minuti e finiamo alla fine dei 12 minuti, ritorniamo nella sala, nella camera che lui ha pitturato e abbiamo fatto una giornata, se vuoi, nella vita di Van Gogh con le sue ispirazioni. La mostra sarà aperta tutti i giorni fino al 25 febbraio, ad esclusione del 24 e del 31 dicembre. Ogni venerdì alle 19 sarà possibile assistere allo spettacolo teatrale Vincent Van Gogh nel manicomio di St. Paul. Siamo in un luogo in cui vi sono tra l'altro i nostri miti fondativi, quelli della Sirena Partenope, quindi un grande luogo, direi, dell'immaginario, del fantastico, oltre che dello storico e del culturale. E rientra questa iniziativa nel bellissimo lavoro, nel patto di collaborazione che c'è tra il Comune di Napoli e l'Ordine degli Ingegneri, che hanno fatto di questa bellissima basilica così importante per noi dal punto di vista identitario, una vera e propria fabbrica della cultura. E quindi questo incontro tra la grande tradizione culturale, l'innovazione tecnologica per fruire in modo originale, esperienziale della cultura, mi sembra un'altra bella iniziativa che arricchirà, credo, il Natale napoletano di un'altra importante offerta, facendo di questo Natale a Napoli uno dei più interessanti, se non il più interessante del paese in questo momento. Gli orari e le altre informazioni su www.comune.napoli.it.